detto un reading, ma state... Sì, sì, un attimo, dopo ringraziamo. Certo, certo. Sì, allora, innanzitutto direi di fare una cosa. Io sono rimasto colpito da due poesie dette da te, un libro non emozionato. Poi oggi ho dimenticato di un giorno particolare e la festa della mamma. E sono rimasto anche colpito dalla dirigente scolastica. Io vengo dal mondo della scuola, di là di essere un professionista, sono più architetto, ho tanti anni di insegnamento. E quindi la dirigente ha mandato dei messaggi molto importanti, poi il cognome storico, perché credo che, se non dovessi sbagliarmi, sia la figlia di un grande maestro, tra me e mio, la scuola elementare di Piazzale, non so se sia la figlia. Sì, è la figlia. E allora le mando un bacio, perché noi c'è, insomma, solo cognome ad Arca, cioè noi giovanetti, insomma, di questa città. Quindi, innanzitutto, direi di fare un applauso a tutte le signore. Ma... Grazie. Ora direi, è a tutte le mamme che non ci sono, cioè che stanno nel nostro... A tutte le mamme. Io sono rimasto convinto, scusate se sono un pochino corroio, però tolgo il tempo di ringraziamenti da qui con Bruno Mancini, con il quale ci facciamo delle chiacchierate, ma io inizierei a amare la sede, la bella, diciamo, che ha raccolto la Dina Ischia, con alcuni dei miei commenti che ho tenuto su questa città, dove ho trovato brave persone, ma tanti chiacchieroni. E quindi ho detto sul giornale adesso che ci sarà nuovo sviluppo di Ischia, perché queste cose le ho raccontate nel 2009, le ho progettate insieme, lì ci sta un ottimo rappresentante, perché tu rimani, mi sono all'interno, di cui ne faccio parte con me, tecnico dei vigili del fuoco. Però voglio dire questo, non voglio parlare di Ischia, che ha un cenacolo di persone molto vivaci, molto attente, però io ho portato delle slide tratte da alcuni miei colleghi. Ricordiamoci che non si parla di arte per caso di Ischia, perché Ischia è il primo esempio, come ha detto anche la collega, la giornalista, che mi ha fatto molto piacere, la famosa, scusate, ha detto gli occhiali della mia la coppa di Nestore, che stava nel 725 a.C., prendendo fuori farmaci, ogni tanto mi dimentico le date, scusate se leggo cose le so, però allora, è il più antico esempio per pubblici di poesia scritta in lingua greca. E questa sfilza di nomi romboati della letteratura delle arti varie sono stati dei passeggeri di un percorso fatto ad Ischia e hanno dato ad Ischia un grande valore. E mi fermo qui, facendo due considerazioni. Io, leggendo l'invito, trovo un nome, una parola molto importante, il territorio. Bene, questo territorio è stupendo, è stato mortificato, per cui prima con la mia sinistra, la vostra destra, in quell'angolo in cui c'è un mio amico che mi sta ascoltando, un bravo scrittore che ci conosciamo da appena 60 anni, e questo territorio è stato mortificato perché è stato volutamente non amato. Posso dire che è stato volutamente, io tanto provenendo dalla provincia, conosco tutti i 33 comuni a Milano, è stato falsamente, dopo la Cassa Mezzogiorno, mutilato, perché qui sta ancora una seconda bonifica, non è possibile gli allagamenti qui che calano e non abbiamo un discorso di prevenzione, non abbiamo nulla, abbiamo una improvvisazione in quanto cuore. Allora iniziamo a mettere i punti di sudeti. Io ringrazio Angela per avermi dato, siamo amici da tanto tempo, e avermi dato questa opportunità. E volevo fare due precisazioni ritornando alle emozioni che mi ha dato questo bambino, questo ragazzino, e la pace. Bene, la scuola, come ha detto la dirigente, dovrebbe essere un involucro tipo Gropius con la Bauhaus,
dovrebbe essere una scuola di cristallo che mi serve da protezione dall'intemperie, ma che sia visibile, che sia penetrabile a tutti i discorsi. Sono rimasto molto colpito che ha detto che bisogna anche ritornare a amare la scuola. Sono degli eroi, professore. In una scuola italiana dove mettiamo una scuola, io ne ho progettate alcune, e mi sono sempre trovato manco di soldi in corridoio centrale. Adesso domani inizieremo a dare, e lo dico con orgoglio, magari lei sa, un'altra grossa avventura che durerà qualche mese, con 8 distaccamenti di formazione obbligatoria e di istruzione. Per cui Latina e il suo territorio può dare tanto. Qui ci troviamo in una cornice stupenda, e questa chiesa parla da sola, solamente che, come architetto, forse avrei tolto questo intorno, perché voi dovete sapere che sotto questa porcheria bianca, sì, questa è una volta crociera, ci sono dei mattoni messi in una maniera particolare, in modo tale che lavorino un buon contrasto. Però si è pensato, qualcuno ha pensato bene, di sporcarlo con questa porcheria, che io odio e davvero, perché far vedere la costruzione quindi, per una volta a botte. E quindi bisognerebbe capire che il fattore centrale, fatto in forma tradizionale, per leggere si chiama il fattore di porta centrale. Ma non vorrei farvi una lezione di storia dell'arte, perché mi chiedete la cosa. Allora, ti rispondo. Anche su questo argomento io sono fortemente contrario, perché oggi, al di là di quello che ha detto il dirigente scolastico, noi possiamo proiettare su qualsiasi facciata e lasciarlo alla stessa, senza mutazione, qualsiasi immagine. Quindi dall'orografia siamo passati alla rappresentazione. Fare un affresco oggi mi sembra una grande cretinata. E non perché non sia valido l'affresco, poi affresco. L'affresco si fa tutti, insomma, il mio mestiere. Lasciamo perdere la scuola d'arte italiana, la lotta del porcellino insegna a Firenze. Allora noi dobbiamo cercare invece di unirci, di volerci vedere più spesso, perché non parliamo più, noi digitiamo. Noi siamo deboli, oggi ci mettono 5 in testa, la laurea perché? Anche io dovrò fare tutti questi esami. 40 anni di studio, tante specializzazioni che ho preso. Oggi vai così, dice da una parte, ti mettono tutti in testa e fai l'uomo 5 metri, non serve più studiare, il libro non si sfoglia. Io abito, di amo, io guardo e insegno. Bisogna mettere qualcosa di alto per non rovinare la posta quando si girava la pagina. Non si sporca il libro è una cosa molto importante, rimane. Invece stamattina un bambino poi ci chiamo pure, ci vediamo. Bravissimo. Poi abbiamo le sindrome di tutti che sarebbe il video criminale. Ma io vorrei tornare su un concetto, se me lo permettete ancora. Oggi è un giorno importante, quindi ci sta la festa della mamma. E ci sono delle mamme in questa sala, e non posso dire tante altre cose, che in questo momento hanno la gioia che hanno un figlio, ma ci sono delle mamme che non hanno più un figlio, ma non perché erano drogate o qualcosa, perché mangiavano l'insalata. Poi verrà il mio grande amico, il dottor De Buono, e anche la Giuliana Ciurai, che è una testimonianza. Io l'ho coinvolta, con la dottrice, doveva essere un altro giornalista della RAI, Nina, che non è potuto venire. No, la cantante. E oggi è la festa della mamma. Quante mamme ricordano che non hanno più, per motivi, non mi controllo l'aggettivo, perché dire delinquenziali sarebbe minimo. E io purtroppo ho sposato una campagna di esibizione al contrario, perché mi piace fare le cose fatte bene, non ho il cervello alla massa, anche se varie malattie hanno tentato di comprimermi, ma da qui sopra in poi mi tengo un po' di materia, ce l'ho poi il resto del mio corpo, non lo so. Ma andiamo avanti. La terra dei fuochi, quindi il territorio, ce ne sono in Italia i siti contaminati, sono 179, ben venga c'è la ricorsa dei carabinieri, ma insieme ai carabinieri e un'altra magistratura vorrebbe far nascere la coscienza, soldi facili fanno volare. Bene. Noi abbiamo invece delle persone che hanno detto di no, mettendoci soldi in tasca propria. Hanno detto di no, togliendo lo spazio alla famiglia, e tra poco prenderà la parola. Sono anche emozionato a presentarla, perché facciamo dei impegni insieme, per cui sembriamo i compagni. Perché in questo momento dovete sapere che sono delle mamme che piangono, perché il figlio ha preso un
una malattia tumorale, incoscientemente, non si è drogato, non andava a centro, allora quel tavolo che si usa, come fanno a dirmi le ragazze, se va a fare il passaggio dell'incrocio. No, ha preso perché il territorio non è stato rispettato, è stato sotterrato tutto, quindi questo percolato ha fatto sì che insieme ad altri. Si può fare, se ne sicura. Noi non mi tenni due mesi fa circa che ho dovuto contenere, io ho dimostrato che madre natura offesa, ingiuriata, vituperata, ci dà una risorsa. Con il vegetale, con i grani di papà, con la carota, si possono, con un certo spessore di strato, del sottosuolo, ripulire da queste porcherie. Ci sono delle fagocitazioni che vengono fatte da queste piante vegetali, poi scenderà nei dettagli tutto il mondo. Ma quello che stiamo facendo noi oggi qui, che il tema, per ritornare nel tema, altrimenti poi ci troviamo al territorio, vorrei dire questo. Io ho invitato i giornalisti, li ho spronati, anche nelle amicizie comuni, ad essere sempre più incisivi, ad essere sempre più presenti e puntuali e anche aggressivi, ma non l'aggressivo politico o l'aggressivo al comando col fustino, perché molti architetti, inizio a parlare della mia categoria, sono a tasca, a comando. Molti giornalisti, chi mi paga allora, quello è l'animale che non è così. Bisogna essere giustamente osservatori, avere le notizie certe e basta, come ha detto prima la dirigente, queste fake news, queste notizie sbagliate. Allora vorrei fare un momento di riflessione. Noi oggi stiamo vivendo in questa chiesa, chiaramente a me molto bella, non per la preghiera, così appropriosa, è labile, nella meccanica della costruzione si dice labile, ma comunque se una stetta salvatore di parte c'è, non serve a niente, quella dichiara che tu col piede ci puoi cadere. Questo significa stupidità, cioè il cervello l'ha messa alla base, non ti la richiede, perché ho un attimo rimane, è una stupidità, perché si cade, questa è la lampada è meno abile. Invece, nel quarto c'era indietro, qualcuno che l'avrà passata, io no, dato che lavoro per quei comuni, quello sarebbe andato a casa, che è il progetto così. E poi, tra le altre cose, al di là di venire qui, no? Parliamo di territorio. Io 22 anni fa fui preso per pazzo perché fece il parcheggio con degli elementi in ferro che sembrano dei trocchi di acqua con un piano di cristallo, era un tempio si è rinforzato. Per circa 160 macchine. No, non si può toccare, se avete delle armi, mi sono stancato, io ho battuto su 100 battaglie ogni tempo. Però ne vorrei vincere una. E fino a questo mi sto dedicando a questo, con i miei soldi, perché non mi finanzia nessuno. Con quei piccoli fatto soldi che riesco a fare andando dalle persone. Perché vorrei, la parola nuova, la parola cambia, non ci fosse più. Ma in tutto il mondo. Non serve il colore della pelle perché è bianco e bianco, perché? Certamente quando andiamo al mercato compriamo della frutta, compriamo della verdura, i nostri ortaggi sono inquinati. Però quello che fa i soldi. E le carni. Stavo per arrivare. Quindi io vorrei che i giornalisti qui presenti, che i soldi massacrati, ma nel bene di tutti. Non il mio bene, fossero delle attente sentinelle, è ora di farla finita perché per il profitto, oggi è il giorno della mamma, molte mamme stanno piangendo vicino all'immagine del proprio figlio, morto non un incidente perché si è buttato a fare lo scemo dalle scuole, perché avendo fatto lì con non viste poche le persone che si buttavano, quindi dico per fare i flussi bisogna andare alla piscina, nell'istruzione, non improvvisate che sono lì. Non sapete il fuoco, non ci si getta nel mare, è importante nel mare. Sono discorsi, ci si fa male. Quante persone non viste, gente che non va le zone di cavallo, va a cavallo, cavallo è pericoloso. Bisogna avere distruttori, bisogna avere un metodo, non bisogna essere di tutto. Io sono capace di fare tutto, no, perché anche per fare un po' tecnico. Bisogna andare a scuola e rispettare le regole. Quindi io concludo dicendo tre cose. Primo, da voi giornalisti. Cercate di far passare sempre di più il passaggio con la carta stampata, con i media, anche perché vi dico che sono sereno e contento perché finalmente ho saputo che Pamela Prati era una buffa. Io avevo 15 giorni che sto in sito, non potevo lavorare,
Ma come si fa però a lavorare in Italia a sapere se si sposa o non si sposa? Ma mi lavorate, si sposa o non si sposa? C'è uno studio metodico, finalmente, la parla lo stesso, ci ha detto che non fa meno male, non ne sa niente, sarà meno male, ma siamo contenti perché così finalmente stasera andiamo a casa, presentiamo la mamma. Delle mani che io vi ringrazio, volevo precisare ancora più ai giornalisti, miei alleati, io ce l'ho con chi ha il cervello dal masso, con chi nel capo, con chi non si ricorda di essere genitore. Questa parola la dobbiamo tirare fuori, perché essere genitore significa parlare di territorio, parlare di quello che stiamo facendo, incontrarci, difendere, non plastiche, ma la roba che ci sta questa cosa, ma gli altri davanti, ma come lo sappiamo, io ancora vedo dei cretini, che non uso altri termini, che danno il caffè caldo nel bicchierino, perché adesso va il caffè, non faccio il nome, in un supermercato, ma che stiamo scherzando, perché non è come si aveva il freddo nel campo, si scattava, sono pericolosissimi, ma devono aspettare tutto questo tempo, la parola delle capsule monouso, perfetto, quindi certe cose, la stampa, la deve iniziare a curare, vogliamo mangiare un pomodoro, io sono siciliano, io mangio il pomodoro e il panino puzzato, che è una fetta di pane, di solito, per me voglio dire, per pomodoro, un po' di sale, qualche volta, un po' di tomazzo, il formaggio, vedere il pane puzzato, e come passa, mi sono difeso, mangio i fagioli, mi piace mangiare i fagioli, ma tutte queste patatine fritte, l'olio di palma, l'olio di quello, ma non è che lo usano solo nome. Olivo, invece adesso sono vari oli, che sono queste porcherie, farine, che non sempre quello che va di progenare, porcherie, quello che dirà il dottor del buono, perché ogni malattia brava deve avere conseguentemente la sua alimentazione. Chiudo sul territorio, scusatemi se ero venuto in chi precedente. Come si difende un territorio? Veniamo ai fatti, sono l'architetto per fare, e non ho parlato solamente della terra dei fuochi, ne ho viste di cose, di conferenze, ne ho fatte. Se da questa parte io ho il potere politico che fa la delibera e da questa parte c'è il potere economico che fa la determina e loro due già si sono messi d'accordo, io racconto delle fiamme. Allora bisogna che qualcuno sopra di noi decida, bene, si deve perseguire e dobbiamo iniziare a ottenere le barriere anche di noi e va fatto. Io l'ho fatto in un comune, mi hanno dato una disposizione per seguire contro loro. Non è più possibile che io, che ho studiato al centro di Latina da 43 anni, sono l'ex stato a Feltrinelli, debbo assistere a delle persone che vanno da fuori sotto di me perché non c'è. Io ho fatto fare le due rampe in piazza del Popolo, dopo urla che mi hanno pure visto in faccia, perché i disabili, perché i meno abili, non sono esseri umani. Questo è un altro fatto gravissimo. Sono nostri fratelli e figli, bisogna volerli bene, perché uno non è che diventa più abile per sport o per divertimento, non è che mi compri farmaci, perché faccio che mi compro questo farmaco, lo compro perché mi deve dare a vivere, quindi rispettiamo innanzitutto chi non è sfortunato, ma voglio sentire le sue regole. Diciamo che è meno abile di fronte a me, ma è molto più abile, io sono fiero, orgoglioso e chiudo, che noi italiani abbiamo parlato un rigore senza braccia, e sono molto amico, non voglio fare dire dei cognomi, è capitano della squadra, noi siamo campioni del mondo nel 2006, con la squadra di Garfelli, lo sai, mi fa piacere, e uno ha segnato un gol senza delle gambe, e un ragazzo di Latina, di Borgo Montello, quindi Latina, che è stato capitano della squadra nazionale di calcio, dei paroli calcio. Quindi sono stupendi queste persone che hanno qualcosa di mano. Ritorniamo di chiudo sul territorio. Questo territorio, dovete sapere, che ancora dopo 42 anni nessun sindaco e anche in commissione di servizi mi ha saputo dire dove vanno a finire le acque umide di norma, che è proprio alta, il più alto è il Rocca Massima, vero? Dove vanno a finire queste acque umide? Da noi, nella propria fontina, noi di Latina, che siamo i valdosi, le acque vanno a finire da noi. Ma è possibile che nel 2019 non abbiamo possibilità? Sì che l'abbiamo.
abbiamo tanti sistemi, quindi noi siamo illuminati, sono stati tanti altri, nessuno prende provvedimenti da, di queste paesine. Se volete, dove si arriva? Dove devo vedere se volete questa giù? E ci arriva tutta l'acqua, e se volete, va bene, qualche meccanico butta qualcosa dentro la foglia, dove va a finire questa roba? Dove va a finire? Sotto i campi irrigui, no? Questa insalata che abbiamo, queste articole, sono tutte inquinate. Ma perché deve essere così? Io vi ho fatto il taglio della montagna per l'alta velocità a Primoglio, che l'ho tagliato anche lì l'altro mattino, e ho trovato nella roccia, tanto di quell'inquinamento, ho detto, mamma mia, faccio vedere subito qui in situazione che c'è. Abbiamo guardato per la montagna, ma la distanza è fatta con le vene dritta. Sulla 156, non è dietro la 156, quindi ho visto di tutto, ho scavato dappertutto, conosco questa zona, vi dico che qui, la terra dei fuochi, perché sta solo in Campania la maleducazione, sta solo in Campania la delinquenza, mentre qui siamo tutte gente per bene. Non è così, non è così. Io ho fatto la 156 e 656 mani, ho scavato, ho visto tantissime cose, nessuno sa, nessuno dice, questo è un territorio farmaceutico, è un territorio farmaceutico, perché lo sanno tutte le fabbriche che ci sono, tutte le acque di processo dovranno finire. Chi controlla chi? Una volta l'altra, ho fatto la Gaza, la Gemi, la Pfizer. Vabbè, che Cristo si è morto di freddo, non lo posso dire, non lo posso dire. Quindi siamo inquinati sapendo di inquinare. Allora, poi giornalisti, per carità, il messaggio che vi mando è quello di promuovere un'azione collegiale. Dovremmo fare tutte quante le sentimenti. Dobbiamo denunciare queste cose e ci dobbiamo vergognare a vedere sotto i ponti, lungo le strade, tutta questa plastica, perché l'educazione deriva con forti multe, sequestro dell'autovettura solo l'altra della nostra macchina, sequestro dell'autovettura, perché quando ho letto la pagina della parete, dico, e ho visto tutte le giunte di plastica che ci sono messe a fianco e mi sono vergognato. Scusate se vi ho tediato, scusate ancora se vi ho tediato, però vi voglio dire che si è stato, e poi lascio la parola.